Barbara D'Urso! Ai, Barbara! Cristo, siamo qua per il processo del secolo, il nostro inviato in esclusiva, col cuore e parte del corpo, davanti al tribunale di Vigevano. Vai! Occidentale si scarna. Capitano? La scimmia nuda a Barbara. Capitano? Sì, ciao Barbara, eccoci, sì, siamo qua in diretta. Sì, mi sente? Col cuore? Ti sento male. Ti sente? Sopra il cuore, ti sento a sinistra orecchie. Ma due. Sì. Sì, ciao Barbara, esclusiva, esclusivamente esclusiva per noi, in maniera esclusiva, qui per il processo del secolo. Un gallo, avete capito bene, un gallo. Allora io dico, gallo davanti al giudice di pace. Cosa ha fatto questo gallo? Che cosa ha fatto? Incredibilmente, il gallo canta. Il gallo fa chicchirichì. L'ha fatto, lo farà ancora forse. Ma attenzione, abbiamo qua in esclusiva esclusivamente proprio loro, il proprietario del gallo, suddetto. Attenzione, è dentro qua, il proprietario del gallo. Sì. Cosa è successo? Come mai? E canta. Attenzione, una dichiarazione forte, il gallo canta. Canta. Ma come mai mi canta questo gallo? Canta troppo bene. Canta troppo bene, cioè forse di invidia. Perché? Perché alcune persone magari non apprezzano la... il canto del gallo. Barbara, un'altra domanda scioccante, tenetevi forte, amici, bambini, tappatevi le orecchie. Cosa cantava questo gallo esattamente? Molto bene, pensavo al Cugino Pio. Attenzione però, ora, cara Barbara, sta iniziando l'udienza. Quindi io lascio i ragazzi andare verso il giudice di pace, saluta, e noi andiamo a vedere in diretta il gallo, il suo habitat, dove è vissuto, le sue origini. E attenzione Barbara, siamo qua, proprio in questo... Attenzione Barbara, siamo proprio in quest'orto dove c'è il diretto interessato. Eccolo, lo potete vedere. Entriamo e andiamo a intervistare il gallo, signore. Ecco, signor Gallo, una domanda prima di tutto, non fugga. A te, lei è il protagonista di tutto. Vorrei sapere, ma per colpa di chi? Lei veramente canta? Aia! Hai sentito Barbara? La dichiarazione è inequivocabile, chiara, cristallina, limpida. Ed eccoci qua con le vicine, avete qualche dichiarazione? Titubano, c'è un dubbio. Ecco, cosa ne pensa di questo gallo? È importante avere la testimonianza. Come? Incredibile, avete sentito? Una testimonianza reale, vera, oculare. Poi Capitan Mendoza torna al tribunale per sapere come è andata l'udienza. Ed eccoci qua in diretta sul pezzo, pronti. Ecco gli avvocati, com'è andata? Allora, il giudice ha ritenuto necessario fissare un'altra udienza. Il canto del gallo, un'altra udienza. Ancora, un gallo. Allora, com'è andata? Cos'è successo? Fai lo spirito. Cos'è successo allora? Cosa è successo? Cosa vuoi sapere? No, voglio sapere com'è andata questa storia qua del gallo. Ah, il gallo? Non lo so, ancora non ha deciso. Ancora non ha deciso. Ma tu sei una cantante lirica, giusto? Sì. Il gallo è stonato, secondo te? Il gallo è ripetitivo, no? Quindi noioso, praticamente. No. Ma avete sentito che storia incredibile? E poi ci meravigliamo se Trump e Kim Jong-un non trovano un accordo per scongiurare una guerra atomica. Ma scusa, partiamo dalle piccole cose. Io mi stimo e mi incoraggio a farlo, e vi stimo e vi incoraggio a riflettere il buon senso.